Ciao a tutti ragazzi, qua Fede Tutorial e sono tornato finalmente con questo nuovo video. Oggi, come vedete dal titolo, andremo a parlare finalmente, dopo tantissimo tempo che non se ne parlava più sul mio canale, di Jailbreak. Proprio 2 giorni fa, infatti, la maggior parte di voi sicuramente già lo saprà, è uscito il Jailbreak per iOS 10.1 e 10.1.1. Scusate infatti il ritardo di questo video, avrei dovuto portarlo un paio di giorni fa. Purtroppo, se mi seguite anche sulla pagina Facebook e sul mio canale Telegram, nel caso non lo facciate, link come sempre in descrizione, ho avuto dei problemi con il mio computer, mi si sono cancellati alcuni file a causa degli aggiornamenti di Windows, grazie Microsoft. Tra l'altro capita proprio a pennello oggi che è la vigilia di Natale e quindi ne approfitto per fare i miei auguri di Natale a tutti voi. Spero che passiate un felicissimo Natale insieme alle vostre famiglie, ai vostri amici o come altro modo vogliate. Ma bando alle ciance, iniziamo subito parlando di questo nuovo jailbreak che, come vedremo, ha ancora molti problemi e non vi consiglio, ve lo dico già da subito, di farlo. Andiamo a scoprire il perché. Partiamo dal fatto che questo jailbreak è stato finalizzato da Luca Todesco, hacker italiano, che vi avevo detto nel mio scorso video, è compatibile al momento solamente con iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE e iPad Pro. Stop. E le uniche versioni di iOS 10 compatibili sono la 10.1 e la 10.1.1. Se avete delle versioni inferiori o superiori non potrete farlo. State comunque tranquilli perché questo jailbreak è ancora in beta e è questa la cosa, insomma, più problematica. Perché ci sono moltissimi problemi che ancora si devono risolvere, molti aggiornamenti da fare e quindi io personalmente e addirittura lo stesso Luca Todesco consigliamo di non fare questo jailbreak al momento, a meno che non siate degli sviluppatori o persone che insomma ne capiscano e potrebbero risolvere eventuali problemi che si andrebbero sicuramente a causare. Come vedete infatti da questo tweet che lui ha scritto: "Also only devs should use this until it's fully stable. There is a slight change, it could fuck your device up, making your lose 10.1. Il che significa che questo jailbreak, come ho già detto, è in beta, ha molti problemi e rischierebbe di farvi perdere definitivamente iOS 10.1. E qual è il problema? Il problema è che quel metodo che vi ho mostrato nel mio scorso video per effettuare un downgrade da iOS 10.2 ad iOS 10.1.1 non funziona più. Apple ha chiuso le firme di iOS 10.1 e non è più possibile in nessun modo tornare al vecchio firmware, nel caso abbiate appunto iOS 10.2. Quindi io stesso, pur avendo una certa pratica oramai con tutto quello che riguarda jailbreak eccetera, ho deciso di non fare al momento questo jailbreak. E questo perché sono riuscito a far rimanere solo un dispositivo su iOS 10.1, che tra l'altro è questo qui, il mio iPhone 7 principale, e pur conoscendo come funziona tutto l'ambiente tweak, tutto l'ambiente Cydia, jailbreak eccetera, si potrebbero riscontrare facilmente degli errori e potrei perdere iOS 10.1, che significa che potrei perdere definitivamente il jailbreak, dovendo aspettare un nuovo jailbreak per iOS 10.2 che sicuramente uscirebbe tra mesi se non anni. Ritornando infatti ad un altro tweet di Luca Todesco, ci dice: "Also call me pessimistic, but there is a chance this will be the last real jailbreak in a long while." Ovvero, chiamatemi pessimista, ma questo sarà l'ultimo jailbreak per molto tempo. Proprio per questo io vi consiglio di non farlo. Non fatelo, a meno che non siate dei proprio sviluppatori che capiscano, oppure se vi piace il rischio e volete rischiare. Oggi infatti io non vi andrò a far vedere un tutorial specifico su come farlo, proprio per questo motivo, perché se siete utenti normali che sono abituati ad installare temi, tweak di qualsiasi tipo o seguire semplicemente i miei video, consiglio di non farlo. Consiglio invece di aspettare che questo jailbreak venga ultimato, vengano rilasciate delle nuove beta, vengano supportati più dispositivi, insomma vengano risolti i problemi principali. A quel punto andrò a fare un tutorial completo su come farlo, quindi state tranquilli, e a quel punto non ci sarà nessun motivo per cui non fare questo jailbreak. Preferisco, e penso che preferiate anche voi, aspettare un po' di più, ma essere sicuri insomma di non perdere questo jailbreak, perché se invece avete fretta e volete farlo subito, può darsi che tutto vada per il meglio, ma basta che clicchiate un pulsante sbagliato, installiate un tweak non compatibile e potrete giocarvi la vostra chance di avere questo jailbreak che forse sarà anche l'ultimo per molto tempo. E quindi penso che sia una mossa abbastanza stupida. Io vi dico la verità, se avessi avuto 2 dispositivi su iOS 10.1, sicuramente su uno di essi avrei fatto il jailbreak. Però, come ho già detto, dato che ho solo un dispositivo
dispositivo disponibile su questa versione e non voglio giocarmelo stupidamente in questo modo, con problemi vari che non dipendono da me, e quindi aspetterò ancora un po'. Ma facciamo un po' il punto della situazione e vediamo caso per caso quello che dovreste fare per assicurarvi di avere questo jailbreak. Se siete su iOS 10.2, mi dispiace, non potete far nulla, davvero nulla, e dovrete solo aspettare che esca un nuovo jailbreak, che non si sa quando esca, sicuramente ci vorranno mesi se non anni. Se siete su iOS 10.1.1 o 10.1, aspettate. Vi consiglio di aspettare anche se il vostro dispositivo magari è compatibile, avete per esempio un iPhone 7 come nel mio caso, vi consiglio di aspettare. Poi se volete farlo, online ci sono tantissime guide oramai che vi spiegano come fare, però se volete la mia opinione non ve lo consiglio. Se siete sulle versioni inferiori di iOS 10, quindi iOS 10.0, 10.0.1, 10.0.2 e via dicendo, non disperatevi, state tranquilli, quando il jailbreak sarà ultimato e quindi le beta verranno sistemate, anche la vostra versione verrà supportata. Quindi evitate di aggiornare ad iOS 10.2, non siete ancora spacciati, basterà aspettare e il jailbreak diventerà disponibile anche per queste versioni di iOS 10. Invece per quelli che hanno iOS 9.3.4 o 9.3.5, consiglio di attendere su quelle versioni, perché c'è la probabilità, anche se piccola, che esca un jailbreak a breve per quelle due versioni, mentre se aggiornata ad iOS 10.2 perderete al 100% tutte le probabilità. Invece se siete fortunatissimi e avete ancora un dispositivo con il jailbreak installato su iOS 9.3.3, tenetevelo stretto, perché oramai non potrete fare più il jailbreak nuovo. Infatti nel caso vogliate togliere il jailbreak dalla versione 9.3.3, dovrete per forza aggiornare ad iOS 10.2, che come ho già detto significa perdere il jailbreak. Purtroppo ragazzi ancora è molto provvisoria la cosa, bisognerà attendere i prossimi giorni e vedere come cambieranno le cose. Io come ho già detto cercherò di tenervi informati il più possibile nel caso esca per esempio un jailbreak nuovo, in quel caso farò assolutamente un tutorial subito su come farlo. Ci tenevo solo a fare un po' di chiarezza, ad informarvi su questa cosa, su tutto quello che è successo. Io comunque sia mi sto tenendo aggiornatissimo in questi giorni, quindi nel caso uscissero delle novità o qualcosa che siano ovviamente abbastanza importanti ve le farò sapere sicuramente. Quindi ecco, credo di avervi detto tutto, era un video insomma abbastanza veloce per spiegarvi tutto quello che sta succedendo, poi fate la vostra scelta. Come ho già detto, online trovate molte guide, se avete un dispositivo con iOS 10.1 o 10.1.1 che sia supportato potete farlo, decidete voi se vi piace il rischio o se siete abbastanza sicuri di poter risolvere eventuali cose, anche se potrebbero capitare problemi che non dipendono da voi e a quel punto non potete farci nulla, potete provare a farlo, la scelta è solo ed esclusivamente vostra. Io come sempre spero che questo video vi abbia chiarito un po' le idee, vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Sto usando per la prima volta la mia nuova videocamera, quindi fatemi sapere come si vede, la qualità e tutto. Ovviamente sto ancora ultimando gli ultimi pezzi per migliorarla, però lasciatemi come sempre un commentino qui sotto per farmi sapere come potrei migliorare il tutto. Detto questo, io vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati riguardo temi Apple, jailbreak eccetera. Passate sui miei social, Facebook, Snapchat, Telegram, trovate tutti i link qui sotto nella descrizione e soprattutto condividete questo video con i vostri amici che vorrebbero fare il jailbreak, fategli capire insomma un po' la situazione prima che prendano decisioni troppo azzardate. Detto questo, da Fede Tutorial è tutto, noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video.